Massimo Ghizzani, vicepresidente della WISP di Grosseto e della Lega Calcio, si sta concludendo la stagione del calcio a 11 con questa Supercoppa che vede probabilmente la vittoria di nuovo del Senzuno. Ghizzani, una bella stagione. Sì, con questa partita si chiude la stagione, una lunga stagione, perché diciamo è da un po' che giriamo nei campi di calcio. Stasera si affrontano la vincente della Coppa Bing, il Senzuno, e la vincente della Coppa Cherubini, il Chiusdino. C'è stata, direi che c'è stata partita fino a un quarto d'ora fa, fino a che il Senzuno non ha raddoppiato, ha fatto valere, diciamo, il maggior tasso tecnico, e ora diciamo che sta portando in fondo la gara. Credo che ormai a questo punto, non lo so, però mi sembra 2-0 è dura. Particolarmente apprezzata anche la premiazione di ieri, ci sono state tante premiazioni sia di squadre che di giocatori, è stata una bella festa. Sì, ieri la nostra sala WISP era piena di gente, quindi siamo contenti, vuol dire che il calcio a 11, il nostro calcio a 11 ancora, diciamo, c'ha mercato e tira, diverte, diciamo, tutti soddisfatti. Qualche polemica in fondo, ma è normale, rientra nei giochi, diciamo. Calcio a 11 finisce stasera, ma ci sarà ancora tanto calcio a 5 per tutta l'estate. Sì, si sta concludendo i nostri campionati di calcio a 5, siamo alla fase dei play-off, ma ci sono già in preparazione un torneo, già cominciato stasera un torneo estivo a Porto Ercole, poi siamo impegnati in un grosso torneo nazionale dei Vigili del Fuoco al campeggio al Cielo Verde. Sarà da arbitrare 42 gare di calcetto, quindi in 4 giorni una bella serie di partite. Oltre calcio a 7 al Camping Villaggio in Maremma, un altro torneo del Monte dei Paschi, anche lì ci hanno contattato per arbitrare l'1 e il 2 giugno. Mister Simone Lorenzini del Chiusdino, stasera ci voleva un mezzo miracolo per battere il Senzuno, il mezzo miracolo non è stato compiuto, però comunque Chiusdino ci dà gli applausi. Sì, è stata una bella partita, fino a un quarto d'ora dalla fine credo anche siamo rimasti in partita, abbiamo avuto anche delle occasioni da una parte e dall'altra, loro sono una squadra, si vede già, di esperienza, che ha già vinto negli ultimi anni e giocavano magari anche con più sicurezza di noi, però credo che dal punto di vista del gioco abbiamo provato dall'inizio fino anche all'85esimo, all'84esimo, con gli ultimi arrembaggi, a non mollare mai. Il gol del 2-0, l'Eurogol fatto, diciamo, ci ha tagliato un po' le gambe, anche se potevamo poi comunque riaccorciare. Però c'è una grande soddisfazione per aver giocato una buona partita e per averli fatto comunque sudare la Coppa e la vittoria. Mister, quanta soddisfazione c'è di essere usciti comunque tra i complimenti di una corazzata come il Senzuno? Ma siamo veramente felici. Poi alla fine la cosa bella è che ci sia comunque sportività. Quindi una finale si vince, come è successo a noi nella Cherubini, magari si perde come stasera. Giocavamo contro una squadra in questo momento più forte di noi, però credo sia anche un obiettivo quello di riuscire a raggiungerli, no? Il prossimo anno poter giocare nel campionato elite con anche il top, il Fiorello Chiello, che è appunto questa squadra, penso che sicuramente sarà un qualcosa che ci farà evolvere. Di solito il terzo tempo si vede nel rugby, finalmente stasera si è visto anche una partita di calcio e questo merita gli applausi di tutti per tutti. Assolutamente sì, e dispiace che non sia sempre così, a volte non è facile, a volte la partita è tesa, anche stasera, per quanto comunque sia stata aperta fino a quarto d'ora dalla fine, però abbiamo cercato ovviamente di aiutare sia i direttori di gara sia comunque sia di essere più sportivi possibile. Poi alla fine vince quello più bravo. A volte coincide col più forte, a volte no, stasera è coinciso col più forte. Michele Flammia del Chiusdino, è andata male questa Supercoppa, sconfitta con il Senzuno, però il Chiusdino brinda comunque un'annata eccezionale. Noi no, alla fine invece è andata bene, cioè era una partita difficilissima, noi siamo molto forti, noi siamo una squadra nuova, emergente, sinceramente siamo arrivati qui con grande soddisfazione, perché si è cominciato a giocare a calcio, si è giocato, non dico alla pari loro, perché loro sono comunque extraterrestri, però insomma si sono fatti sudare, dai. Parte... Comunque per voi una bella annata, il prossimo anno ci riproverete. Noi, per noi è stata un'annata strepitosa, perché stava in crescendo,
siamo partiti un po' zoppicando e poi è stato tutto un crescere, un levarsi grandi soddisfazioni. L'anno prossimo ci si riprova, sì, sperando di fare l'intervista quella per il primo posto. Stasera Grosseto si è vista comunque una bella partita, il Chiusino ha dimostrato di essere una delle squadre migliori di questo calcio Wisp. Noi ci è provato, poi se siamo migliori non lo so, migliori c'è ancora tanta strada da fare, però ci si è provato e ci si proverà ancora e si cercherà di migliorare sempre. Mister Daniele Pagliarini, stasera partiamo dalla fine, partiamo da una finale che è stata una festa, un terzo tempo come si vede nel rugby, magari fosse sempre così, no? Sì, sì, è vero, no, è stato bellino, una cosa spontanea, perché comunque la partita è stata correttissima, pur essendo una finale, le due squadre hanno tentato tutte e due di portare a casa il risultato, poi l'abbiamo spuntata noi, però insomma alla fine è anche giusto festeggiare tutti insieme. Inutile dire che il Senzulo ha qualcosa di più di tutte le squadre in provincia di Grosseto, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati degli ultimi tre anni. Cosa manca per provare un'avventura magari un po' più lunga anche nel regionale? Sì, no, nel senso, per quanto riguarda i regionali, purtroppo abbiamo giocato due giorni dopo aver giocato la finale dei playoff, e poi il fatto di giocare comunque a Siena, comunque bene o male quando sei regionali le distanze si amplificano per le trasferte, quindi tanti giocatori non riescono a poter conciliare, diciamo, gli impegni di lavoro con quelli del campo. E poi niente, l'altra sera è stata giocata forse la miglior partita dell'anno, nonostante questo abbiamo perso sicuramente in maniera immeritata, ecco. Sanzuno 2019-2020 ripartirà con una bacheca più nutrita di trofei e poi con quale obiettivo? No, l'obiettivo è come sempre quello di creare un gruppo prima di tutto, anche con qualche innesto di qualche altro elemento che ci possa dare diciamo una rosa più ampia, perché diciamo anche quest'anno in alcune fasi della stagione purtroppo insomma siamo stati contati e non c'è stato modo di essere, diciamo, con la rosa sempre al massimo. Si chiude quindi una stagione fantastica, chi c'è da ringraziare dopo questa annata? Innanzitutto tutte le persone che fanno parte del gruppo Senzuno, quindi da Nuccio a Nanni a Nicola, al presidente, a Mirello, tutta la parte storica del Senzuno, e più a tutte, diciamo, quelle attività della zona di Follonia che ci hanno permesso, diciamo, di poter partecipare alle spese e comunque poter far sì che la stagione fosse fatta nel migliore di modo, a partire quindi dal nostro sponsor che è la Damoca e a tutte le altre attività che in qualche modo contribuiscono per far sì che il giochino vada avanti, insomma. Matteo Dini del Senzuno, protagonista anche in questa Supercoppa, un gran gol, una bella prestazione. Adesso si può dire che avete completato questo triplete, anzi quadruplete. Sì, è il secondo anno di fila che vinciamo quattro competizioni, diciamo, per cui siamo in corsa. Eravamo un pochino arrabbiati per come siamo usciti ai regionali, nonostante una bella partita siamo usciti malamente, nonostante avendo fatto vedere comunque sul campo di Acqua Calda Siena di cosa siamo fatti. Stasera una bella partita, si è vista finalmente giocare a calcio in una finale. Sì, il campo, quando il campo lo permette, diciamo, e la squadra gira bene, diciamo, c'è voglia, c'è un gran gruppo, come ho già detto l'altra volta, e siamo veramente tutti vogliosi di far vedere come giochiamo. Senzuno ha trovato un ingegnere nautico di Viareggio che fa la differenza in campo. No, diciamo, qui ci sono tanti, tanti ragazzi di categoria e ora stasera è toccato a me, altre sere a Mirko Maestrini, Antonio che ha vinto il capocannoniere, diciamo, di tutto il campionato. Diciamo, noi abbiamo il compito di concretizzare quanto di buono la squadra fa. Stefano Simonelli ha sbloccato la partita in questa Supercoppa. Stefano, un'altra bella vittoria, il Senzuno non si ferma. Sì, siamo contenti, siamo felici, è un bel gruppo, ci divertiamo. Tra l'altro oggi è stata anche una bella partita contro gli avversari belli tosti, con un grande pubblico,
ci si diverte via quando giochi in questi bei campi, è stato un bel divertimento. È mancata anche quest'anno questa cuto nel regionale, però sì, non ce n'è per nessuno. Nei regionali purtroppo abbiamo fatto non una bella prestazione, era la cosa a cui io personalmente tenevo di più, però abbiamo trovato un bel avversario, noi siamo arrivati un po' scarichi dopo la partita di lunedì, però purtroppo siamo andati fuori. Complimenti a Arezzo. Senz'uno si diverte giocando a calcio, si vede. Sì, noi ci proviamo almeno, il livello è quello che è, proviamo a giocare. C'è da dire che è bello quando troviamo squadre che ci provano e quindi ci divertiamo a vicenda. Speriamo di continuare in questo progetto, visto che siamo tanti e tutte le volte arriviamo in 30 a fine anno, e credo questo sia il segreto della squadra Senz'uno.